You are the last one, but not the last one. Oh, Nick, how are you? I'm very well, thank you. You have a good time here in Italy? Oh, we always have a good time in Italy. Treat us so well. Ha detto che lui è molto contento di essere in Italia e sempre hanno un bellissimo soggiorno perché li trattiamo sempre molto bene. Tu sei dei gemelli. Are you born under Gemini sign? Absolutely, yes. Yeah. Even John is Gemini. Yeah, both of us. I'm John's split personality. So. Allora gli ho chiesto, lui è nato sotto il segno dei gemelli e John è nato sotto il segno dei gemelli. Lui dice che loro due dividono praticamente, sono i due gemelli del segno. I'm Gemini too. Can I join you? Sure, yeah. We... Ho detto, siccome sono gemelli anch'io, posso far parte della compagnia e lui mi ha accolto molto gentilmente. I know that you are an excellent photographer. Well, I try hard. Is that... Lui è un eccellente fotografo and I'm asking you, between Simon and John, which has the best profile? Oh, I don't know about that. Yeah, well, we'll leave it to this lot to decide, I think. Ha detto, siccome lui è un bravissimo fotografo, gli ho chiesto qual è il profilo migliore, se quello di Simon e quello di John. Lui mi ha risposto che lascia a voi la decisione. Yeah, right, both of them. Naturalmente Nick ama tutte e due. Is that true that you want to become a director? Picture the movie director? Oh, maybe sometime in the future, long way away. I mean, somebody just asked me one day whether there was anything else I'd like to do other than music. Yeah, I've got an interest in directing film. Pensate che lui amerebbe fare nel futuro, certamente non adesso perché ha un grandissimo successo, il regista. And for example, what kind of picture do you prefer in the future to make? Quali film preferirebbe fare nel futuro? Love pictures. I don't know. I think, yeah, definitely fiction. But I like all sorts of things. Everything from science fiction to drama to melodrama. I see. Dice così che per lui non importa. Pensate, pensate che Nick Rhodes, facendo il regista, pensate che razza di sensibilità diversa lui ha dalla musica, potrebbe fare anche dei film drammatici, dei film di scienza fizione e... They love you so much. I mean, now it's Christmas time. Ho detto adesso è Natale. If you could be a somebody who gave a gift to all these girls here, what do you choose? Ho detto si avvicina Natale. Se tu dovessi fare un regalo di Natale a tutte le ragazze che sono qui presenti, che cosa regaleresti loro? Uno ha detto te stesso, that's too much, no, questo è troppo, ragazzi, a tutte. I don't know, something different for every one of them, because I think everybody's an individual and it's important that you don't give everybody the same thing. Mi ha dato una bellissima risposta, ha detto non certamente un regalo uguale per tutti, perché ognuna di voi ha una personalità differente e quindi ne sceglierebbe uno per ognuna di voi. Well, last question. Come ultima domanda, gli proporrò una domanda fatta da una delle ragazze presenti qui oggi. Which is the most beautiful present? No, no, questa non ne parliamo, l'abbiamo già detto. Ne scelgo un'altra. Ecco, gli chiederò se i gruppi, se gli altri gruppi, se loro hanno dei rivali negli altri gruppi o li sentono tutti amici. Are you rivals or friends with the other groups? With the other groups? No, I think it's very nice to have some healthy competition. If anything, we encourage the other groups. Certo, lui... The ones. I think that there's some really good groups coming out now. Ha detto che lui non ha nessun niente, diciamo così, di negativo confronto ai nuovi gruppi che escono. Certamente preferisce avere un po' di competizione perché la competizione tira su. What would you suggest to a young boy who would like to follow your career? Just a second and translate. Che cosa suggeriresti, ultima domanda, a un ragazzo che vuole fare la tua stessa carriera? Well, I would say that it's very hard work being in the music business, but it's also great. I wouldn't want to swap it for anything. So anyone who wanted to go into it, I'd encourage them. I think that it's great for people to try. You've just got to work hard, get some good luck along the way, and never lose faith. Ah,
bellissimo. Ha detto così che lui, siccome ha questo lavoro dei... Non pensate che Duran Duran hanno solamente momenti felici, hanno momenti anche difficili, ma lui incoraggia un ragazzo che voglia fare questo lavoro dicendo che deve avere sempre fede e con molto lavoro riuscirà ad avere successo come loro. Thanks, Nick. Thank you. Ok.